Abbiamo incontrato protagonisti e protagoniste della terza edizione di Staffette Partigiane. Siamo Liliana e Roberta di Canicola, associazione culturale e casa editrice di fumetto. Il progetto è partito 3 anni fa, quindi questa è la terza edizione, e vuole in qualche modo fare un focus sul ruolo delle donne, in particolare, durante la guerra di resistenza, raccontandolo attraverso documentazione, che siano fotografie, documentari, di donne che hanno partecipato. I ragazzi coinvolti vanno dalla quinta elementare alle scuole medie. Quest'anno ci sono 3 scuole medie, 3 seconde, e con i ragazzi andiamo a esplorare le vite di alcune donne del territorio emiliano-romagnolo che hanno partecipato alla guerra, e attraverso le loro storie loro poi dopo rielaborano con il linguaggio del fumetto le loro storie e poi elaborano i manifesti. L'idea è quella di, appunto, come diceva Roberta, mettere in luce storie per lo più nascoste, che sono meno appunto conosciute come fatti storici importanti, e coinvolgere proprio i ragazzi a livello emotivo e laboratoriale, fattivo, attraverso il linguaggio del fumetto. Con Federico Manzone, che li ha incontrati più volte in classe, si attivano proprio dei percorsi che portano in parallelo la storia con l'uso del linguaggio fumetto per raccontare, e attraverso il fare hanno probabilmente interiorizzato, cioè la nostra, come dire, il nostro intento era quello di far interiorizzare loro anche attraverso il fare determinati fatti storici importanti. Sì. Loro hanno un modo anche di scrivere, realizzare le scritte, il modo di sintesi, questa è la parte tecnica che è molto divertente, loro sottovalutano, ma è molto bella. E poi vabbè, io sono piemontese, arrivo da quella zona in cui la resistenza è molto sentita, e a me fa piacere immaginarmi che si possano continuare a fare progetti così nelle scuole. Io non ho mai avuto la possibilità alla loro età di fare questo tipo di laboratori. Una loro prof mi diceva: l'importante di questo progetto è che i ragazzi e le ragazze imparino che la storia si può raccontare anche attraverso il fumetto. Se pensiamo al progetto dall'inizio alla conclusione qui con i manifesti, sicuramente la parte più impegnativa e complessa per noi, ma anche interessante ovviamente, è quella in cui ci mettiamo a pianificare, a progettare e a pensare come far passare quei pezzetti di storia, quindi a quale chiavi d'ingresso usare per anche rendere accattivante, no? e avventuroso questo progetto fin dall'inizio, e non farli magari incasellare in un qualcosa di ok, stiamo studiando, stiamo memorizzando, no, cioè si parla proprio di racconti. Troviamo anche moltissimi che non leggono i fumetti e nonostante tutto ti spiazzano, perché poi dopo quando vedi la produzione capisci che immediatamente riescono ad entrare in quel linguaggio e a coglierne anche le potenzialità. Loro si concentrano innanzitutto sul racconto, poi a passi successivi il lavoro nostro e di Federico è proprio quello di alfabetizzazione al linguaggio, quindi di far comprendere che cosa possono usare del fumetto come strumento, no, di racconto, e da lì in realtà il passaggio al rilassamento, interiorizzazione del linguaggio avviene abbastanza, non semplicemente, ma insomma avviene, ecco. Sono state tre lezioni, insomma, quindi per 3 settimane, una prima introduttiva dove, come dicevo prima, spiegate il tema e come appunto renderlo graficamente, e poi le altre due proprio di laboratorio. In una hanno creato ognuno una tavola di fumetto su appunto la staffetta che gli era stata affidata, insomma, alla classe, e nella seconda abbiamo invece messo insieme questi manifesti, sempre divisi in gruppi, ognuno aveva un tema, chi l'ha scritta, chi il simbolo, chi il nome. Loro, per quello che mi hanno detto, per come li ho visti interessati, hanno lavorato, si sono impegnati, in quelle 2 ore sono riusciti a produrre qualcosa, quindi la voglia c'era. È stato un valore aggiunto, perché i ragazzi hanno dato dignità, molta dignità al fumetto, che è un
uno strumento per apprendere la storia, per divulgare la storia. Io credo che sia stato questo il momento forte di questa attività, di questa esperienza. Loro sono stati veramente molto coinvolti e poi anche questa fissione dà visibilità al loro lavoro, alla loro esperienza. Mi è piaciuto molto l'incontro con questi ragazzi, questa freschezza loro, questa didattica loro molto... Sì, non ufficiale, insomma, non ingessata. Questo contatto che hanno avuto i ragazzi li hanno sentiti molto vicini e anche per la mia materia questo contatto, sì, appunto questo lavoro sul fumetto, io leggo fumetti che parlano di storia, sì, mi piacciono molto, attraverso mia figlia sono venuta a contatto e devo dire che è una chiamata, una prosecuzione dell'apprendimento. Loro fanno la seconda, per cui noi studiamo un periodo storico che non è attinente. E la conoscono attraverso dei racconti dei nonni all'elementari, ma non in modo approfondito. Sanno, conoscono più, ne abbiamo parlato, poi soprattutto delle figure di queste donne, insomma, così importanti. Non hanno un tessuto così forte, però l'esperienza umana di una donna che rischia la vita per portare comunicazioni, hanno un contesto storico approssimativo, ma ce l'hanno. Per, è stata la figura anche femminile, è stata la cosa molto importante, no? Di questa partecipazione di queste attrici che poi spesso non sono citate, sono marginali.